sono assolutamente felice che siamo riusciti ad avere insieme in un solo giorno Gianni Berengo Gardin, Arbasino direbbe un venerato maestro nella fotografia, e anche un grande architetto fotografo che è Gabriele Basilico, di ultima generazione, e tutti e due sono stati, per ragioni diverse, con molta sensibilità e generosità, molto vicini a Federico Zeri e alla Fondazione Zeri. La formula di questo incontro in generale è di lasciare il campo, perché c'è l'occasione di avere davanti alcuni protagonisti della cultura, e quindi sono loro che raccontano il loro lavoro e le loro esperienze. E nel caso di Tullio Pericoli, o nel prossimo incontro il 28 aprile con Pierre Rosenberg, che è il grande direttore del Louvre, Académie de France, grande studioso e collezionista e appassionato dell'Italia e di Venezia, appunto la funzione, per esempio mia, sarà quella semplicemente di lanciare una serie di immagini che servono da spunto per un racconto che condurrà lui. In questo caso faccio anche di meno, cioè non faccio niente, anche perché qui davanti a me ho Claudio Marra, che è un grande, insomma, profondo conoscitore di fotografia, e quindi sarà lui piuttosto a aiutarci dopo nel dialogo, casomai ad aprire una discussione. Comunque credo che quello che succederà qui sarà semplicemente la possibilità che noi abbiamo di godere, come in una specie di dittico, prima così lo sguardo disincantato di Basilico, che racconterà e presenterà il suo lavoro nelle periferie industriali, reportage di Beirut, le fabbriche di Milano, nei tempi che lui vorrà scandire, dicendo a noi appunto come tutto questo è nato, cresciuto, e nel suo rapporto poi anche così confidenziale di amicizia, di stima, di un lungo legame con Berengo Gardin, che è appunto, come lui ama definirsi, un testimone d'eccezione, lasciami dire perlomeno, di questo spaccato della nostra realtà. Quindi avrete l'occasione di vedere per esempio un bianco e nero magnifico, niente digitale, e un grande impegno civile e sociale, perché lui ha speso tanto tempo, momenti della sua vita, nei reportage che ha fatto sui manicomi, sugli zingari, su tanti aspetti dell'Italia, su Venezia, su mille cose indimenticabili, e quindi bellezza proprio da vedere, se si può usare anche questo termine. Insomma, oggi abbiamo riguardato insieme tante di queste immagini. Dico semplicemente un ultimo dettaglio, che questo incontro per me ha anche una dimensione, insomma, sentimentale, nel senso che quando si è aperto il Danza a Bologna moltissimi anni fa, e io ero molto giovane, allora fra i docenti non sapevo niente, comunque insomma era molto facile per noi allora avere delle possibilità e delle chance, cosa che non è più successo per le generazioni successive, entrò come nuova disciplina la fotografia, legittimata al livello delle altre discipline storiche, entrò diciamo su un trono, perché le figure che rappresentavano questa nuova disciplina sono state prima Paolo Monti e poi Italo Zagner, e quindi la fotografia proprio in una collocazione molto di risalto, e mi fa piacere accorgermi che fra diciamo gli amici di elezione, o i padri o i vicini, insomma, di questi due protagonisti di oggi, di questi due nostri amici di oggi, sono proprio le stesse figure che voi avete citato diverse volte, sia di Paolo Monti che di Italo Zagna. Quindi grazie, perché io so cosa costa di fatica salvare una data, esserci per noi, avere montato tutto questo lavoro, sono molto grata, e poi passerò a Claudio un momento la possibilità di intervenire quando ne ho. Buonasera, diciamo che sì, perché c'è l'altro microfono. Grazie di questa presentazione, come dire, essenziale, e grazie anche di aver ricordato due figure fondamentali, per tutti e due probabilmente, diciamo, anche se siamo due generazioni diverse. Lo dico una volta per tutte, lui è stato il mio maestro, lui dirà di no, ma non vorrei che questa, diciamo, dichiarazione, infatti l'ho detta subito come premessa,
diventasse poi una sceneggiata, come facciamo altre volte, una sorta di sketch così, dove uno dice ma sì, forse per i miei anni, eccetera. In realtà un maestro è fondamentale. Chi è un maestro? Un maestro è una persona sulla quale tu ti basi per poter apprendere qualcosa che poi ti serve nella vita, ma è anche un modello di comportamento, è anche una, come dire, la possibilità di avere un approfondimento e uno scambio a livello umano che si interseca con l'attività professionale e culturale. La fotografia, per me, per Gianni, penso di poter parlare anche per lui, è esattamente questa cosa, qualcosa di profondamente legato alla vita quotidiana, eccetera. Io non so se adesso, se dovessi ricominciare da capo a pensare di fare un altro mestiere, sarei veramente, non saprei da che parte, non riuscirei a fare nessun esempio. È vero, io ho studiato architettura tanti anni fa, pensavo come molti compagni di avventura di quegli anni che erano a cavallo del 68 e quindi dove non, come dire, era difficile proiettare un ruolo professionale di architetti, eravamo, diciamo, coinvolti o distratti, dipende solo dal punto di vista, in attività di tipo sociale, in miti, in, come dire, in sogni di una società diversa che in qualche modo pensavamo di vivere direttamente in prima persona. E a un certo punto, diciamo, di questa avventura, di questo sogno, di questo gioco, di questo far parte della scena urbana, che poi si trattava di far parte della scena urbana, è arrivata la fotografia, è arrivata come un gioco. E poi a un certo punto ho conosciuto Gianni, non solo lui, però lui è stato fondamentale perché mi ha aperto le porte del suo privato, del suo studio, a queste cose non te l'ho mai detto quasi in questo modo, diciamo, della famiglia, eccetera, e anche quei piccoli segreti che tu, da dilettante, confuso, perché un dilettante, uno che comincia è sempre molto confuso, ingrandisce i problemi, no? E Gianni mi ha fatto vedere, mi ha fatto toccare queste cose, mi ricordo adesso, per dire qualche aneddoto, ci sedevamo tutti a gambe incrociate in questo soggiorno meraviglioso, pieno di libri, perché era già un collezionista di libri di arte e di fotografia, e lui andava a prendere le scatole di Agfa 30x40 e ci faceva vedere le sue stampe. E tutti noi eravamo lì, insomma, io, gli altri ragazzi, le mogli, eccetera, come dire, era come stare in chiesa, di vedere questa... fotografo che ha già fatto dei libri, quindi era sulla scena uno dei protagonisti di quella, diciamo, degli anni, fine anni 60, inizio anni 70, dove la fotografia, poi ve lo dirà lui, era molto lontana, lo scenario della fotografia era molto lontano da quello che c'è oggi, ma a quello che c'era anche 15 anni fa, 15-20 anni fa, quindi progressivamente la fotografia è diventata qualcosa che ha invaso le nostre vite, la nostra quotidianità, tutti fanno delle fotografie, se ne fanno, il livello medio della produzione di fotografia, parlo anche di chi la fa col telefonino, attenzione, quindi, come dire, sono molto onnivoro da questo punto di vista, è sicuramente più alto. C'è la possibilità di accedere a questo mondo di produzione, di creatività diffusa, più o meno di livello, in un modo abbastanza facile. Quindi la fotografia è un mondo accessibile. Una volta, io non so, quando ho iniziato non c'erano neanche dei manuali, se c'era qualcosa, ne parlavamo prima con te, era un po' complicato. Quindi forse il fatto che fosse più complicato accendeva, come dire, delle energie, e quindi bisognava veramente volerlo fino in fondo. Se oggi uno si fa prendere un po' dalla pigrizia di una società che è servo assistita da questo punto di vista, magari quindi se manca questa voglia, no? Questa attesa, questo bisogno di esserci, magari è più difficile. E poi oggi è anche più difficile perché, a mio avviso, io non insegno, quindi qualche volta faccio degli workshop, quindi, ma ho un osservatorio, come dire, molto ristretto sull'evoluzione del linguaggio e della fotografia anche dal punto di vista generazionale, però ho la sensazione che la qualità media si è alzata moltissimo e a fronte di questa qualità media di produzione di lavori, eccetera, c'è la difficoltà di collocare questi lavori, cioè, per dire in termini molto semplici, se un giovane, un fotografo sotto i 30 anni, si trova ad avere dei progetti, è capace di tradurre in immagini quello che sente, che pensa, fa una mostra, e insomma, voglio creare delle prospettive di un pessimismo, ma fa una mostra e
comincia a entrare dentro allo spazio dove c'è dall'altra parte della barricata, diciamo, non è detto che questa cosa poi vada avanti, perché purtroppo, diciamo, i numeri sono diversi. Questo, per esempio, appartiene anche all'altro ambito che io conosco un po', perché l'ho frequentato da studente e poi frequento gli architetti. Noi abbiamo, sappiamo che abbiamo un numero di laureati, un numero di iscritti agli ordini degli architetti, mi dicono che è superiore al numero di tutti gli iscritti agli ordini di Europa. Questa è un'anomalia del sistema che crea dei problemi grossissimi. Infatti io forse sono stato uno dei primi a essere un architetto che non fa questo mestiere, e fortunatamente ho trovato Berengo e poi altri sulla strada, ho fatto il fotografo. Scusate. Adesso però trovo questa conversazione che è un po' sul privato e credo che, poi siccome il tempo scorre, dobbiamo occuparci. Credo che noi due, non so se sei d'accordo, non siamo due miei conferenzieri, cioè facciamo vedere delle immagini e poi lo commentiamo. E abbiamo pensato, abbiamo anche due metodi diversi. Vabbè, io farò per primo, farò vedere alcuni lavori e proietterò questi lavori lasciandoli in proiezione libera a flusso, e poi vi dico, ho scritto concentrato dei pensieri, diciamo delle idee che in qualche modo appartengono e rispecchiano questi lavori in generale. Quindi non si riferiscono a singole foto esattamente, ma a dei progetti, chiamiamoli progetti tra virgolette. Gianni, viceversa, invece, farà una proiezione, se posso dire, poi correggimi tu, che riguarda anche lì dei periodi della sua lunghissima attività nel tempo, commentando spesso anche delle singole immagini che mi ricordano, anche perché in quanto testimone preciso, quindi con un ruolo diverso, diciamo, dal punto di vista dell'essere fotografo, è in grado di fare questo tipo di presentazioni. Allora, sono 30 anni che faccio questo mestiere, grosso modo, da quando ho cominciato a capire che la fotografia era qualcosa che mi apparteneva. Prima c'era un po' di incertezza, eccetera. E in questi 30 anni ci sono stati, sono 30 anni grosso modo dedicati al paesaggio urbano, all'architettura e al paesaggio urbano, cioè allo spazio. Potremmo dire una parola alla città in generale, la città è quello che è la città oggi, come dire, non è più comprensibile, definibile con definizione di centro-periferia, come ci sono gli urbanisti, ma è definibile in un modo più complesso, quindi, come dire, anche meno rappresentabile, quindi, come dire, è continuamente in corso la definizione, perché abbiamo dei centri che si formano nelle periferie, abbiamo il fenomeno della città diffusa, abbiamo tutta una serie di approcci che gli urbanisti descrivono molto meglio di quanto lo possa fare io in un modo detentesco, dove l'occhio del fotografo da parecchi anni, da quando è sulla barricata del racconto, è riuscito ad aiutare a questa comprensione. Non con delle magie, è riuscito ad aiutare in un modo, diciamo, più vicino, in qualcosa che è tra il documento e la poetica, quindi una lettura della realtà che nello stesso tempo racconta in un modo più o meno preciso, dipende anche dai fotografi, dagli autori, quello che c'è, ma lo interpreta anche, cerca di darne un punto di vista, se non anche un, chiaramente il punto di vista comporta sempre un giudizio, questo è anche uno dei rischi, come dire, collegati al nostro mestiere, è un rischio collegato anche all'arte, diciamo, a tutto il mondo che si esprime per immagini o per parole. Di questi 30 anni, ovviamente non sarebbe pazzesco che facessi vedere dei frammenti di lavori presi nel tempo, ci sono però, e credo che tutto succeda per ognuno di noi nella nostra storia, nella nostra evoluzione, ci sono dei momenti, almeno per me, ci sono dei momenti fondamentali, cioè come dei giri di boa, cioè dopo quell'esperienza lì tutto è cambiato, non era più come prima, come dire, qualcosa è successo, mi sono arricchito di questa esperienza e quello che è successo dopo, quindi, ha continuato ad evolversi avendo sempre presente, diciamo, quello che è successo. E quindi corrispondono a questi giri di boa dei lavori precisi. E quindi ho pensato di far vedere, diciamo, due di questi lavori e più un altro lavoro più generale che in qualche modo è stato fatto dopo, ma si diffonde, come dire, in
nel senso che racconta fotografie prese da ogni tempo, a partire da dopo 2000, e tutte queste, questi frammenti di immagini, questi pezzi di progetto che vi farò vedere sono collegati, diciamo, al tema del paesaggio urbano. Allora, in questi 30 anni quindi ho viaggiato moltissimo, intanto adesso leggo per non disperdermi perché mi succede facilmente. La predilezione, ovviamente, come vi ho detto, è per il paesaggio urbano. Sarebbe quasi una specie di passione maniacale, se vogliamo essere più precisi, che non ha delle motivazioni particolari se non quelle originarie del mio studio di architettura e anche per l'ammirazione di grandi fotografi della storia, quindi che ovviamente vanno da Berengo, ma anche si estendono verso tutto il secolo, fino ad arrivare ad Adjé, fino ad arrivare all'Ottocento. Diciamo che un momento fondamentale è stata l'esperienza realizzata con un progetto governativo della Francia che si è svolto, diciamo, grosso modo intorno alla parte centrale degli anni Ottanta. Era un lavoro sul paesaggio pensato dal governo e da un dipartimento, diciamo, di pianificazione che si chiama DATAR, Delegation au Management du Territoire et Action Régionale, che ha usato la fotografia, che non gli era propria, perché la fotografia in Francia apparteneva all'ambito della cultura e dell'arte, ma l'ha usata proprio per avere una relazione possibile conoscitiva dei problemi che erano tipici, diciamo, degli anni Ottanta, e cioè degli anni Ottanta, che poi sono stati tipici anche dopo, quindi del passaggio, grosso modo, nei paesi occidentali, dall'era industriale all'era post-industriale, quindi con tutte quelle particolari, come dire, accadimenti, eventi, eccetera, che erano difficilmente leggibili e amministrabili da un governo, ma anche dalla cultura, cioè degli antropologi, degli urbanisti, dei sociologi, eccetera. E qui poi vediamo successivamente come questa esperienza, come la fotografia si è mossa all'interno di questa esperienza. Ecco, questo è invece un lavoro ferito dalla mia città. Io sono nato a Milano e quindi nel 1944 ho visto la città da bambino, quando ovviamente non potevo pensare alla fotografia, trasformarsi, modificare il tessuto urbano, quindi ho avuto sempre davanti lo scenario di questo luogo che è cambiato moltissimo nel tempo. E a un certo punto, nel 78, dopo anni dedicati a reportage, a altri lavori, diciamo, a tutto quello che un giovane fotografo cerca di prendere per poter fare questo mestiere, ho avuto l'infatuazione del lavoro dei coniugi Bernie e la Becker, di cui c'è stata una mostra, credo, 2 anni fa, qui proprio al Museo Morandi, quindi una relazione, diciamo, di una specularità straordinaria. C'era anche la moglie, la Hilla, che era molto contenta di questa affinità, no? Ecco, adesso vi faccio vedere, andiamo proprio alla fine, come tutti questi lavori di fotografia, che spesso diventano libri e poi diventano mostre, e una volta le mostre c'erano, diciamo, ce n'erano pochissime mostre. Addirittura quando io ho iniziato, già mi sono ricordo anche molto bene, che erano anche precedentemente, i fotografi quando facevano la mostra stampavano le fotografie nel formato 30x40, era il formato espositivo, mentre ai giornali, diciamo, alla committenza, si dava delle fotografie più piccole, 18x24, 24x30, e rigorosamente bianco e nero, no? Figuratevi che a Parigi c'è un club che si chiama ancora 30-40, perché questo era un mito, no? A un certo punto, e poi magari questo ce lo spiegherà bene Claudio Mara, quando la fotografia ha cominciato a muoversi dentro il bacino dell'arte contemporanea, dentro e fuori, con molta confusione, anche con punti di vista e qualifiche diverse, la fotografia ha cominciato a, come dire, occupare uno spazio diverso. Intanto si è confrontata con l'arte e con i modelli espositivi, quindi i formati sono cambiati, e sono cambiati anche le procedure, i metodi, il modo di rileggere un progetto nello spazio, che è lo spazio espositivo. Per cui produzione di un lavoro, realizzazione di un libro e, come dire, concezione di una mostra sono 3 momenti, anche pur appartenendo magari alla stessa sostanza fotografica, allo stesso progetto, che hanno delle diverse collocazioni. Lo possono avere, non è una regola. Ecco, queste immagini, adesso ve le dico velocemente, questa è una mostra che si chiamava Milano, Berlino, Valencia. Erano 3 città che si confrontavano, si amalgamavano e confondevano un po' le loro immagini,
fatta per l'Ivano di Valencia, che è un museo bellissimo di arte moderna e contemporanea, ed è una mostra di 45 metri lineari in cui le tre città tendono ad avere una, come dire, una sorta di comunicazione tra di loro, devono diventare un corpo unico. Questo è un atteggiamento che io ho spesso nei miei libri, quello di pensare al luogo urbano come un luogo globale, dove la fotografia ti permette di cambiare il gioco, come dire, di fare una permutazione, diciamo, delle immagini dello spazio. Questa è un'altra mostra, è dei formati molto grandi, alla Maison Européenne della Fotografia, che è un museo parigino dedicato, esiste credo da 20 anni, adesso non so bene, dedicato solo alla fotografia. Quindi è una mostra, diciamo, di tipo ontologico, con poche immagini, sì. Questa invece è un'installazione permanente, fatta per la Metropolitana di Napoli. La Metropolitana di Napoli, che è un cantiere in costruzione, c'è un progetto, diciamo, artistico di Alessandro Mendini, architetto Achille Bonito Oliva, che invita degli artisti a fare delle installazioni permanenti, naturalmente, come dire, concordate nel progetto con la committenza, e che rimangono poi nei vari livelli dentro la metropolitana, sia nei mezzanini di passaggio, sia, diciamo, dove ci sono, dove scorrono i treni. E io sono stato invitato, ho dedicato, vedete un'immagine e poi un altro punto di vista, sempre lo stesso, ho fatto un lavoro sulla città di Napoli, una zona che normalmente non è rappresentata, perché è una zona un po' degli anni 30, della parte centrale, c'è il Palazzo delle Poste, eccetera, dove c'è la questura, architettura del trentennio, e con questi tagli verticali ho cercato di fare una specie di siparietto e di visione di una parte di città che normalmente nell'immagine, come dire, di Napoli non c'è. Di Napoli o si vede il Vesuvio, o si vede il mare, o si vedono i palazzi storici, oppure si vede a volte le immagini drammatiche di miseria, però questa è una parte che è assolutamente sconosciuta. Questa è un'altra mostra a Madrid, in una fondazione, si chiama Fondazione Astro, che corrispondeva a una sorta di lavoro, questo poi ve lo faccio vedere magari mentre vi racconto degli altri pensieri. Sono fotografie fatte dal 2000 in poi, sempre, diciamo, sul paesaggio urbano, ovviamente, in diverse parti del mondo. Questa è una cosa un po' originale, ed è, si chiama un chilometro espositivo, è fatto sulle recinzioni, sulle cesate, del più grande cantiere di architettura che c'è adesso a Milano, nella zona Garibaldi Repubblica, che ha cambiato nome continuamente, adesso definitivamente si chiama Porta Nuova. E siccome ci sono queste pareti, come dire, tonse, dove non c'è niente, si è pensato di fare una mostra all'aperto, facendo degli gradimenti che non hanno la qualità delle fotografie nei musei, ma sono sparati, quindi stampati in processo digitale, e praticamente ci sono delle fotografie che io ho fatto nel tempo, da quando ho iniziato fino a 2 anni fa, quando ho fatto la mostra su Milano, e quindi che coinvolgono i cittadini milanesi che passano a cammino, ne vedono delle immagini, e quindi poi qualcuno, c'è stato un blog, hanno scritto perché, per come, eccetera. È un modo di dialogare con la fotografia, diciamo, fuori delle mura, no? Quindi fuori delle mura dei libri, dei musei e della galleria d'arte, di lavorare nella città. E per me era la prima volta, quindi è stato un esperimento. Io pensavo che qualcuno avesse scritto qualcosa sul, non so, anche delle frasi ingiuriose, quindi col PNR invece non so. O pulivano al mattino presto, oppure è stato accettato. Questa è un'altra mostra allo spazio Oberdan a Milano, che è uno spazio della provincia, e mette due lavori e due città a confronto. E sono, è una mostra dell'anno scorso, ed era praticamente l'ultimo lavoro fatto in quel periodo, che era, si chiama Mosca Verticale. Sono delle visioni della città dall'alto delle torri di Stalin, delle 7 torri di Stalin, sono dei grattacieli eclettici costruiti nel centro della città, e l'altra mostra era Milano Ritratti di Fabbriche, che poi vedrete. E infine questa è Istanbul, un lavoro che ho fatto l'anno scorso in occasione anche dell'Istanbul Capitale Europea della Cultura. Ecco, questa è un'altra cosa ancora, che è l'ultimissima, è un lavoro abbastanza originale, è un lavoro, è una mostra fatta dalla Fondazione Cini, collegata un po' alla Biennale di Venezia, nella Biennale dell'Architettura, e, cioè nello stesso tempo, diciamo,
Ed è una mostra in cui il, come dire, il mito di Piranesi viene esplorato nella contemporaneità in tanti modi diversi, come se una mostra curata da Michele De Lucchi, architetto, e dove il Gino di Piranesi viene rivisto come se fosse contemporaneo, quindi c'è un Piranesi designer, un Piranesi urbanista, un Piranesi archeologo, come di fatto era, un Piranesi architetto e anche un Piranesi fotografo. Il mio compito nell'interpretare la fotografia era quello di prendere delle immagini, delle fotocopie, dei cataloghi esistenti e di, nelle vedute di Roma e poi di Pestum e anche di, soprattutto Roma e Pestum, di vedere come la città era cambiata e di verificare anche il punto di vista. Poi le immagini fotografiche erano messe vis-à-vis all'incisione, diciamo, del periodo, quindi. Niente, questa è una sequenza di libri esposta allo spazio Oberda. Ecco, adesso, dunque, vediamo cosa c'è qua. Questa è una foto non mia, è una foto che commenta praticamente il grande bombardamento del 43 a Milano, dove praticamente la città era stata messa veramente in condizioni, doveva praticamente, secondo il bombardamento degli alleati, quasi sparire, essere incendiata. Ho messo questa fotografia anche per citare praticamente questo libro di Savinio, che da moltissimi conoscono, un libro dedicato a Milano, perché praticamente nel capitolo finale, diciamo, come aggiunta, no, del capitolo finale di questo libro dedicato allo sguardo sulla città, alla poesia che si può, con la quale bisogna guardare lo spazio e percepirlo mentre lo si percorre, lo si osserva, eccetera. Lui era a Milano durante il bombardamento, il mattino dopo si trovava drammaticamente coinvolto, diciamo, dallo scenario del post-bombardamento, quindi era frastornato da questa cosa, ma nello stesso tempo era toccato, e questo era quasi un sentimento perverso, devo dire, un sentimento che ho provato anche a Beirut nel 91, quando ho fotografato la città su un incarico di un progetto con altri fotografi, diciamo dopo 15 anni di guerra civile, quindi in mezzo alle macerie. Allora vi leggo, vi dico le parole di Savinio, diciamo questa frase finale. Scusate il modo di leggere Savinio, che veramente... Giro tra le rovine di Milano, perché questa esaltazione in me? Dovrei essere triste e invece sono formicolante di gioia. Dovrei mulinare pensieri di morte e invece pensieri di vita mi battono in fronte come il soffio del più puro e radioso mattino. Perché? Sento che da questa morte nascerà nuova vita. Sento che da queste rovine nascerà una città più forte, più ricca, più bella. Fu allora Milano che in silenzio, tra me e il tuo cuore, ti fece una mia promessa. Tornare a te, chiudere in te la mia vita, tra le tue pietre, sotto il tuo cielo, tra i tuoi conchiusi giardini. Sotto il portone del numero 30 di via Brera questa insegna, imprese di pulizia e speranza. Che aggiungere? Ecco, molti scrittori hanno saputo raccontare la città con intensa qualità letteraria, lasciando delle testimonianze di sottile perspicacia visionaria o di mirabile ricostruzione storica. Però quello che mi seduce continuamente sentendo queste parole essenziali, come dire anche poco, insomma, di Alberto Savinio e il suo amore senza mediazioni per la città, al di là della sua immagine drammatica, e quindi evidentemente, no? E del suo valore estetico. Quindi Savinio va al cuore, al punto centrale, che è un punto, secondo me, questo è importante, della fotografia stessa, della fotografia documentaria, per esempio, il rapporto tra etica ed estetica, alla ricerca però di un equilibrio tra bellezza e tragedia. Questo è un tema che da sempre, come dire, ha sempre accompagnato l'arte e sempre l'accompagnerà, ed è per chi si vuole porre questo problema. Cito semplicemente, questo è un disegno di Alvaro Sinze, dove che immaginato, io sono amico di questo straordinario architetto, mi ha immaginato mentre fotografo la città. Lo stesso amore che oggi ritroviamo, riflesso da un'angolazione progettuale questa volta, nell'opera del pensiero di Sinze, che parlando come osservatore del senso di scoraggiamento, di disperazione che può cogliere chi esplora i territori sempre più caotici delle nostre periferie,
ci aiuta ad andare oltre, a ricercare una strana bellezza, come la chiama lui, che non è solo nella memoria dei centri storici, ma anche nella frammentazione spontanea delle periferie. D'altronde il nostro cinema, il neorealismo, eccetera, no? Come dire, penso solamente a Umi, no? Ci ha fatto vedere la bellezza che c'è, diciamo, nei luoghi che non sono considerati interessanti e belli. Che è che cosa? È una bellezza che è uno sguardo, non è una bellezza del... Cosa ce ne facciamo di questa bellezza dello sguardo? È una bellezza estetica fine a se stessa o la usiamo, diciamo, per una emancipazione culturale, per un dialogo, diciamo, tra bellezza e tragedia, eccetera? Questo è un problema, come dire, è un discorso aperto, chiaramente. È un'opera aperta, come si diceva, non è un'opera chiusa, no? Allora, adesso... Ecco, questa era la copertina del vecchio libro, perché naturalmente poi i libri qualche volta, come Gianni sa, si rifanno. Quando sono esauriti o perché c'è l'interesse verso quell'argomento, voi avete visto la copertina del primo, che è stato rifatto l'anno scorso, e questo invece era stato fatto dal Comune di Milano, era il mio primo libro un po' interessante, che in qualche modo mi ha aperto la strada verso l'interesse dell'urbano che non ho mai lasciato. Io per 30 anni... sto andando avanti ancora, praticamente c'è qualcuno che mi dice: ma tu fai sempre le stesse foto da 30 anni? Dico: beh sì, questo è il mio mestiere, quindi, perché so benissimo che in questa sorta di riappostamento nel guardare la città c'è sempre qualcosa che non è definibile, che è lì e che ci può raccontare. Cioè, noi con l'esperienza della progettazione sappiamo che il mondo è quello lì, sappiamo in qualche modo, cerchiamo di dialogare inquadrandolo in un certo modo, scegliendo alcuni punti, non scegliendo altri, eccetera. Però sappiamo che c'è un mistero lì dentro, c'è qualcosa che arriverà, a volte arriva dalla fotografia stessa, dopo che l'inquadratura è stata fatta che non era prevedibile. Allora io adesso vi leggerei delle cose su questo lavoro che valgono in generale e lascerei andare avanti le immagini, diciamo di questo, diciamo una 40 immagini scelte che vanno così, come si dice, in loop. Ecco, come vi dicevo, tutto è iniziato nel 78 in un quartiere, per chi conosce Milano, nel quartiere della zona vicentina, vicino a Ripamonte, era un quartiere un po' dismesso. Io lì ho avuto, come dire, sono andato proprio nel weekend di Pasqua, era, me lo ricordo, una giornata come forse, non so, a Milano c'era un sole e un vento interessante, forse anche a Bologna oggi, e quindi si poteva vedere tutto molto bene, in un modo molto definito, la gente era in vacanza, perché appunto c'era un weekend molto bello solato. Io mi sono trovato da solo in un'atmosfera metafisica a guardare questi spazi che non hanno praticamente storia, che hanno avuto una storia poi nella fotografia. La luce era quella forte, come abbiamo detto, delle giornate ventose, l'atmosfera è quella segnata dall'assenza delle persone e dalla presenza costante del vuoto. L'incastro di questi tre elementi, cioè appunto la luce, il vento, il vuoto, avrebbe costituito l'asse in cui si sarebbe sviluppata la mia più lunga impegnata ricerca di quegli anni, perché poi ho lavorato nel 78, nel 79 e un po' nell'80, il lavoro sulle fabbriche milanesi, che mi avrebbe portato per un lungo periodo ad avere un atteggiamento quasi monocorde nei confronti della fotografia, ma che nello stesso tempo mi avrebbe fatto comprendere e ritrovare un rapporto più diretto e collaudato con la percezione dello spazio. Quel giorno la luce mi aveva rivelato una realtà che prima non avevo mai visto. E ricordo di essermi chiesto dov'ero, dove fossi, anzi, diciamo il verbo è giusto, se quel luogo fosse veramente un'area delle periferie milanesi. C'erano delle vibrazioni sottili nell'atmosfera e del vuoto era percepibile il suono silenzioso, avvolto da un profumo di aria leggera. Questa magica sospensione della luce mi ha dato effettivamente la possibilità di vedere attraverso una realtà che nella dimensione quotidiana aveva un aspetto molto diverso. Durante questa esperienza, in questa giornata, gli edifici ordinari, così, anche un po' banali, diciamo, no? Quindi senza storie, facciate anonime, luoghi abbandonati, hanno iniziato a interpretare un ruolo da protagonista, un po' come la fiaba di Cenerentola, se volete. La struttura fisica degli edifici era la stessa, non c'erano state alterazioni, non c'era nessuna funzione. Ma l'aspetto visivo era mutato, diverso, trasparente. Sono state la percezione del vuoto e dell'assenza, l'esperienza plasmante, progettuale, diciamo, della luce, a confronto con le ombre nette e profonde, a farmi entrare in sintonia con lo spazio, a farmi scoprire una percezione nuova e diversa dei luoghi industriali.
Non a caso, a proposito di queste immagini, si è parlato di ridisegno e di riprogetto dello spazio, perché in effetti io stesso, tornando su questi luoghi ogni tanto, in altri momenti, giorni normali, eccetera, ho avuto la sensazione di trovarmi di fronte a una città immaginaria, che però era reale davanti al mio obiettivo. Nella luce tagliente, nelle condizioni atmosferiche ideali in cui da allora, normalmente fotografavo, non sempre succede, il calore del sole sulle spalle mi fa sentire tutt'uno con lo spazio sul quale sto lavorando, e lo spazio dal luogo inanimato diventa una cosa viva. Le ombre che da una casa cadono verso l'edificio e viceversa possono disegnare il terreno che modificano le forme della facciata, definiscono le distanze, aprono un volume altro oppure lo separano, cambiando la percezione dell'edificio. In queste immagini molti primi piani sono nascosti dall'ombra, non so capire i marciapiedi, le auto in soffitta, a volte qui ce n'erano anche poche, devo dire, oppure la spazzatura, spesso le cose abbandonate, ma soprattutto per evidenziare metaforicamente l'avvolgimento esistenziale che lo spazio urbano genera attorno all'uomo che lo attraversa. Se lo spazio è illuminato, tra i toni si crea un valore formale, dinamico, analogo a quello che prende forma sulla scena oscura, per fare un esempio comprensibile, di un teatro quando improvvisamente si accendono i riflettori, cioè all'inizio, diciamo, no? Sulla scena reale, che è lo spazio urbano, quando il sole illumina con decisione di taglio le architetture, si verifica lo stesso fenomeno, e riempie di luce o avvolge di ombre le forme dello spazio. Ci fermiamo. Alla fine, con il variare della luce, si possono osservare mirabili metamorfosi visive stando assolutamente immobili. Ci sono edifici che, grazie alla sapienza di chi li ha progettati e all'attenzione di chi li fotografa, cioè noi, svelano una forma antromorfa. Nell'architettura sono nascosti occhi, nasi, orecchie, labbra, volti che aspettano parola, e la parola sembra poter nascere solo se diventa un rivelatore della luce, nella condizione limite che nasce dall'uomo. Basta la presenza di un passante per ridare all'architettura il valore di sfondo, per dare al vuoto il senso di un'assenza, mentre l'assenza degli uomini toglie il vuoto a quello che io stesso, con tutta la sua poesia, con tutta la sua forza, con tutta la sua umanizzante capacità di comunicazione, perché il vuoto nell'architettura è parte strutturale integrante del suo essere. Se guardiamo adesso un grande maestro come Sironi, abbiamo una percezione di vuoto straordinaria, quindi ci facciamo vedere la facciata del sole molto forte, e quindi pensare che bisogna parlare del vuoto, bisogna fare una parte della nostra esperienza. Adesso però, come siamo migliorare? Perché di una decina di miei reportage, io ho fatto 900 reportage e quindi sono una piccola parte. Nel mio archivio ci sono 150.000 scatti, buoni, cattivi, ottimi, qualcuna, molto poche, ma c'è un po' di tutto, come ci sono negli archivi di tutti i fotografi. Queste sono le foto che facevo a Parigi nel 1954, allora la mia figlia era abbastanza povera e ho deciso di fare il fotografo, avevo 24 anni e sono andato a Parigi lavorando come cameriere inizialmente e poi alla recepzione, e al pomeriggio potevo girare per Parigi per fare le fotografie che mi interessavano. Questo è un giro abbastanza facile, ma era interessante quella che si aggiustava alla cinghietta della scarpa in rapporto al cartellone. Questa è una foto che ho fatto più recentemente, io ho lavorato per 15 anni per Renzo Piano ed è una foto del Burg visto dall'interno verso l'esterno. Siamo sempre a Parigi. Mi piaceva lo strano campo di calcio che, al contrario, la scritta sulla sua barca. Questo è più recente, è questo che aveva la statua, pensa che sia un personaggio vivo che corre verso di lui, e quindi è Baia. Questo è stato fatto a Venezia nel 60, allora avevo fotografato perché abitavo a Venezia e ho preparato il mio primo libro. Il primo libro l'ho fatto con 8 editori italiani e tutti hanno rifiutato perché era una Venezia dei veneziani,
Venezia invernale con la nebbia, la neve, e gli editori dicevano che volevano una Venezia turistica. La mia non era turistica e quindi ho ricevuto solamente Renettini. Poi con queste foto ho fatto una mostra istituto di architettura di Lo, è passato un editore svizzero della Guida del Libro, che allora era l'editore che in Europa stampava meglio e faceva dei libri di fotografie bellissime, e in 23 giorni ha fatto il libro, è stato pubblicato la loro opinione senza violenza, senza... Questa è la mia foto forse conosciuta, in favorito. Questa è un'altra foto, allora non c'erano, suonavano il gramofono, Manuela, non c'erano tutti questi sistemi moderni. Questa è una foto che io fotografavo molto, il mondo di Pannunzio. Il mondo di Pannunzio era un giornale culturale, non come il mondo di oggi che è un giornale economico, e allora si usava essere anticlericale. Il mondo di Pannunzio era un giornale molto anticlericale, e questa era una foto pubblicata. Dopo l'altro ci sono ancora i dischi dei ragazzi che hanno finito di suonare, e questa ora è stata usata per la copertina di un mio libro 2 anni fa. L'importanza della fotografia d'archivio. Questa foto, pur fatta nel 54, non l'avevo mai usata, e alcuni anni fa è venuto da me Roberto Koch, che era l'editore della Contrasto, e la scelta della copertina del libro. Vedete l'importanza dell'archivio, di documenti che piacciono, non interessano. Gli anni, come il buon vino, acquistano validità. Questa è Piazza San Marco, Manicomi, ma anche Firenze e Parma. Volutamente non abbiamo fotografato il malato per il malato, la malattia per se stessa, ma le condizioni nelle quali erano venuti in mente. Passiamo a Firenze. Qua siamo a Parma, era già proibito per legge legare il dialetto, venivano legati ugualmente. La camicia di forza era già proibita, ma veniva usata abitualmente. Oggi di moda i giovani rasati a zero, allora era il più grande baffo che si poteva fare un uomo rapandolo a zero. Era un modo per averli ancora di più di quello che fossero già così dalle leggi ospedaliere. Questa è una foto che ha voluto Basaglia è quello in mezzo, e per far vedere come allora i malati venivano curati negli ospedali psichiatrici italiani, cioè chiudendoli a chiave in cella. Questo è un malato che mi ha fatto un po' da assistente, mi ha accompagnato io. Questa è la parte dell'ospedale già aperta, già a Basaglia faceva di apertura, vedete le donne fanno dei lavori, biscono i fagioli. Questo malato mi fa delle ipotetiche fotografie, una macchina virtuale che sono le sue mani. Questa invece è la parte dell'ospedale di Gorizia che era ancora... Anche
Ludara è un altro lavoro abbastanza importante che ho fatto con Cesare Zavattini, io ero molto con Cesare Zavattini, e nel 1954 aveva già fotografato Ludara, un foto americano, Paul Strand. Dentro le case è un altro lavoro che ho fatto sulle città italiane insieme a Luciano Alessandro, fotografo napoletano molto bravo. Ci siamo divisi d'Italia in due, lui ha fatto da Roma in giù, io da Roma in su, e come vivevano gli italiani nel 77. Perché pensavamo che chi abitava una certa casa diventasse, pigliasse le caratteristiche della casa che abitava, e per farlo che fosse un rapporto con la realtà, ci siamo basati sulle statistiche Istat e abbiamo fatto per classe sociale secondo le percentuali reali che eravamo allora in Italia. È stato un libro di 250 foto che raccontava un po' le case degli italiani. Qua siamo nel Bellunese, 2 metri per 3. Questa è per la loro Pasqua, è a Messina, a Palermo, che vanno a pigliare le pecore per poi sgozzarle alla massaniera musulmana, la religione musulmana glielo impone, e quindi li portano in macchina al campo. Questi sono gli zingari di Trento e Trieste, che sono ricchissimi, quindi non hanno bisogno di rubare, e perché hanno delle orchestrine che sono molto richieste per le feste campestri, perché in Alto Adige sono molto frequenti, e per i matrimoni. Bisogna prenotarsi almeno 3 mesi prima per avere un'orchestrina zingara, e si fanno pagare anche. Qua torniamo a Firenze, sono 2 bambini la domenica. Questa è una zingara greco-ortodossa, di religione greco-ortodossa. Questa è la caccia al topo che devono fare ogni mattina, perché sono invasi dai topi. Qua c'è un po' di tutto, un potpourri di foto. Ce n'è qualcuna, ma dietro ogni foto di queste c'è tutto un servizio. Questo è un 1° maggio del 68 a Milano, quando Mao era sulla cresta dell'onda. Questi sono emigranti dalla Sardegna che partono per la Germania. Siamo nel 70 qua. Qua è un picnic nel 70 anche, no prima, perché ci sono le 500, allora facevano sti picnic un po' per vantarsi di fare far vedere che avevano raggiunto una meta che era la 500, e un po' perché avevano paura che gliela rubassero subito, allora se la tenevano ben stretta. Questo è Bari, la costruzione dello stadio fatto da Renzo Piano, sono gli operai che vanno al lavoro.
Questo è un lavoro che ho fatto per le ferrovie sul viaggiare in Italia. Questo è fatto 2 anni fa a Portella della Ginestra. Voi sapete, c'è stato il primo eccidio italiano, il primo. Ogni anno, il 1° maggio, ricordano l'eccidio da parte di Giuliano. Giuliano l'ha fatto materialmente, ma non si sa ancora chi l'ha ordinato, ed è c'è il segreto di Stato. C'è che dice che siano stati i latifondisti, che l'eminenza grigia sia stato Scelba, il ministro democristiano di destra, e insomma le voci sono molte. Anche recentemente hanno riesumato il corpo di Giuliano, perché c'erano dei dubbi sulla sua fine, se fosse veramente lui. E ogni anno per il 1° maggio ci sono 10.000 persone che partecipano alla festa, alla commemorazione. Questa è una processione di Pasqua in Sicilia. Questo è un mio carissimo amico e il mio grande maestro Ugo Mulas, il fotografo che tutti conoscete, cioè i fotografi lo conoscono molto bene. Qua siamo nel deposito dei tram di Milano. Questa è una processione a Taranto. Mi piaceva questa donna che accarezza questo Gesù di legno come fosse vero. Ah, questa è il 68 a Venezia, la contestazione della Biennale, è la carica della polizia che vi dicevo prima. Questa non è l'assassino che se ne va, che ha appena assassinato questa modella, ma è una modella che era estenuata da 4 ore di lavoro, e quando gli hanno dato lo stop si è buttata per terra, distrutta. Questa è una foto di quelle che facevo per Il Mondo, era un po'. I due poteri, lo Stato con i carabinieri e la bambina della prima comunione con la Chiesa. Questa è una foto abbastanza simpatica, fatta negli anni 80, quando già esisteva il Polaroid, e c'erano questi fotografi che giravano in Puglia di paese in paese e facevano queste fotografie senza negativo, direttamente su carta, e poi la sviluppavano in quella cassettina che vedete dietro e gliele consegnavano ancora bagnate, e gli dicevano: adesso va a casa, lavala bene, se no fra un po' di anni ti escono tutte le macchie, perché è di fissaggio e di sviluppo, perché logicamente non avevano con loro le bacinelle per lavare. Questo è, siamo sempre a Marsala, sono le Spose di Gesù, un'associazione di donne fedeli di Gesù. Questa è l'unica foto in tutta la mia carriera di 60 anni che ho costruito, una foto falsa,
avevo fatto un servizio per il Corriere della Sera sulla stazione centrale di Milano di notte. Il direttore, quando l'ha vista, ha detto: mamma mia, io non te lo pubblicherò mai, almeno una foto di gioia. E allora abbiamo costruito questa foto. È falso lui, è falsa lei perché è una modella, è falso perfino il facchino, e quelle dentro il treno sono tutte mie amiche. È l'unica foto che ho fatto falsa. Qua siamo a Chiasso, voi i giovani non lo sanno, ma prima, quando c'era anche la terza classe dei treni, a Chiasso, per andare in Svizzera, in prima classe si rimaneva in treno a fare la dogana, seconda e terza dovevano scendere e andare in un capannone, e c'era la visita doganale. Qua siamo in Inghilterra, Ascot, è l'inaugurazione dell'anno del concorso ippico. Siccome c'è presente la regina, gli uomini devono essere in tight, le donne devono essere eleganti col cappello. Questo è un picnic all'inglese, sempre a Ascot. Questa è la mia foto della macchina, che è diventato un po' il mio logos, anche se non è la foto che amo più di tutte, ma è la più nota. Passiamo a una corrida. Io sono un animalista, quindi ero molto soddisfatto che il toro avesse incornato. Non è morto, ma l'ha mandato all'ospedale solamente. Se moriva forse mi dispiaceva un po', perché questa inciviltà della corrida contro questi poveri tori. Questa è una foto della Settimana Santa a Siviglia. È una foto che piaceva particolarmente a Henri Cartier-Bresson, l'ha voluta nella sua collezione privata, e ha fatto una mostra con le 100 foto più importanti nella storia della fotografia, e ha scelto questa. E voi sapete che la Settimana Santa di Siviglia ci sono queste processioni che viaggiano tutta la notte, un giorno e una notte, e non c'è un solo prete, perché non è riconosciuta dalla Chiesa, ma è considerata, pur essendo madonne e santi portate su questi baldacchini, essendo una cosa considerata una cosa pagana, e quindi il clero ha la proibizione di partecipare. Questa credo sia l'ultima foto, è una processione a cavallo, sono tutti a cavallo, 2000 cavalli, che c'è in Germania, tutti dai chierichetti ai preti, sono tutti a cavallo. Credo sia l'ultima, sì, è l'ultima. Grazie. Non c'è bisogno che diciamo grazie, perché gli applausi per tutti voi sono stati così, e poi è stato così coinvolgente e stupendo. Pensavamo con Claudio, poi ripetere un momento la parola a tua, o lasciare che qualcuno ponga delle domande, perché poi dopo, insomma, se avete piacere, giù, insomma, hanno offerto una cocktail, quindi lascia a te, magari conduci anche lì. Vediamo se c'è.
prima, ma intanto sì, certo, però intanto magari una domanda la farei volentieri io, anche perché vabbè, tu c'hai un'occasione straordinaria secondo me, perché in un colpo solo avere due monumenti della fotografia italiana, e quindi è un'occasione che non ci vogliamo lasciare sfuggire, anche per cercare, è verissimo quello che diceva Gabriele all'inizio, c'è un rapporto di amicizia, di grande stima, lo so benissimo fra di voi, però non è che voglio tentare di farvi litigare, però una cosina, perché io ricordo uno dei film che ho visto recentemente, tra l'altro loro due sono stati fra i primi protagonisti di una bellissima collana di film dedicati a fotografi contemporanei, e allora quando li abbiamo presentati anche qui alla Cineteca di Bologna, mi ricordo che nel film di Gianni c'è un punto dove tu, se ricordo bene, spiegando la tua fotografia, dici a un certo punto, ma ecco, a me per esempio non piace la fotografia di Gabriele Basilico. No, forse ricordo adesso le parole, però insomma... Ho detto, è un altro tipo di fotografia. Io non sarei capace di fare. Infatti, ma si vede benissimo. No, lui dice che io sono stato suo maestro, ma può darsi che agli inizi io sia stato suo maestro, ma dopo le parti si sono arrivate. Però mi piacerebbe perché io ho imparato a fotografare l'architettura e l'ho fotografata per 15 anni per Touring Club e per l'Istituto Geografico di Agostini, e facevo foto d'architettura imparando da lui. Certo. E quindi siamo valli comunicanti. Assolutamente, però ecco, ci farebbe piacere che magari spiegaste meglio questa cosa, no? Perché per te dentro una fotografia ci deve essere assolutamente l'uomo, mentre invece io sentivo anche mentre scorrevano le fotografie di Gabriele, che dal pubblico dietro mi è arrivata, che la cosa che si nota è che se c'è una presenza umana, una presenza incidentale, ecco, perché cosa significa questo? Cioè che due idee di fotografia ci sono? Perché mi permetto solo di far notare per il pubblico una cosa, mi è caduto l'occhio adesso, le due idee di fotografia diverse, no? Qui davanti vedete sul tavolo c'è la Leica, che è la Leica di Gianni Federico Gandini, invece lui è disarmato, forza, lui ha delle macchine grosse, così esatto. Non potrebbe essere disarmato, cioè lui non gira mai disarmato, è l'idea, è giustissima, è l'idea dell'essere sempre è l'idea di noi fotografi della vecchia generazione che di un'idea di fotografia, sì, forse, ma anche della di vecchia generazione. Ormai i giovani non girano mai. Quando decidono di fare delle fotografie hanno in mente un progetto. Noi spesso abbiamo in mente dei progetti, ma spesso andiamo con la macchina sperando in un colpo di fortuna che succeda qualcosa e ci fa fare una bella fotografia. Io torniamo alla domanda allora. Sì, allora, va bene, la domanda. Nella fotografia ci deve essere un uomo. Io non lo so nemmeno bene perché quando ho deciso di fare le fotografie, io facevo delle fotografie banalissime, orribili, di tramonti, di paesaggi brutti, non paesaggi belli. E poi ho avuto la fortuna di avere quello zio in America che vi dicevo prima, che mi ha fatto mandare da Cornell Kappa i libri che facevano i fotografi americani. Quindi ho conosciuto la Farm Security Administration, che era questa organizzazione voluta da Roosevelt nel periodo della peggiore della crisi americana, per documentare gli aspetti delle campagne. Ho conosciuto i fotografi dell'AIFF, conosciuto Dorothea Lang, G. Smith e tanti altri, che erano fotografi di gente, e quindi sono stato influenzato
da questi personaggi e poi anche per le mie idee politiche, che io ero un comunista, oggi non so bene, sono mezzo comunista. Essendo comunista mi interessava moltissimo il sociale e allora il sociale mi interessa l'uomo, mi interessa l'uomo dal cosiddetto, quando si parla di sociale generalmente si pensa ai morti di fame, ma sociale sono anche i principi di Bologna a Roma. E quindi l'uomo sotto tutti i suoi aspetti mi interessa. E poi non lo so perché è così. Accadono. Sì, certo. Gabriele? Sì. Contrasto. No, dunque prima, come te raccontavo, scusate un po' anche la noia, si cerca sempre di dire tante cose, oppure di cose essenziali, poi ci allunga e tutto il discorso diventa un po' territorio ritrito. Però, allora, tornando a quello che dicevamo alla partenza, diciamo, della nostra relazione maestro, ma io potrei portare, non le faccio mai vedere perché così, insomma, non, forse si potrebbe costruire un'occasione progettata apposta, ma potrei portare una serie di immagini fatte nei primi anni della mia attività che sono fortemente legate a Berengo, delle foto fatte a Venezia, dei reportage, dove proprio cercavo, avevo metabolizzato così l'amore per questa fotografia di cui lui era veramente un grande narratore proprio, no? E cercavo, come fa uno che si costruisce, come dire, un punto di vista, scimmiottarle, non so, e alcune sono anche normali, devo dire, cioè nel senso che sono, naturalmente sono foto che sono sparite, sono rimaste lì, nel senso che da un certo punto, esattamente dal 78, questo lavoro delle fabbriche l'ho fatto vedere perché è stata la chiave, è stata la svolta che poi ha orientato tutto il mio futuro. Ed è vero anche, per prendere le parole di Gianni, che esistono sostanzialmente, ce ne sono anche altri, ma sostanzialmente, dovendo fare dei confronti o delle visioni di tipo metodologico, esistono due approcci diversi per la fotografia. Uno è quello di uno scrittore o di un, diciamo, testimone che è in presa diretta con la vita, talmente legato al frammento, all'evento, a quello che succede per la strada, a quello che non è neanche prevedibile, ma attenzione, ecco, la grande capacità, per esempio, di Cartier-Bresson è l'anticipo, esattamente come nel gioco del calcio, no? Quando l'anticipo è la capacità di, come dire, prevedere un gesto e di costruirlo prima, cioè osservando il mondo reale e costruendosi un linguaggio fotografico, una capacità di leggere la realtà, tu vedi una cosa e poi sai che succederà ancora, perché non è che le foto di Cartier, parliamo di Cartier-Bresson come modello, come dire, estremo, no? Perché tutti conoscono ed è forse, non so, diciamo, il più grande fotografo del mondo, insomma, quello che ha fatto le foto più interessanti e irripetibili. Questo modo di fotografare è molto costruito mentalmente, nel senso che viene, ci si apposta per attendere qualcosa che deve arrivare. Poi si può essere invisibile come lui o si può essere parzialmente visibili come Gianni. Prima Gianni citava Hugo Mulas. Io, quando ho iniziato a fotografare, osservavo a Milano due personaggi fondamentali, Berengo e Mulas. No, Mulas mi piaceva moltissimo. E devo dire che mi ha influenzato anche per il modo di, come dire, costruire nello spazio, quindi in qualcosa che mi avrebbe coinvolto dopo, no? In un modo molto preciso, con attenzione molto compositiva, il rapporto uomo-spazio. Celebre, straordinario, è il lavoro newyorkese del libro New York di persone, perché è un lavoro che ha giocato molto di anticipo anche sul linguaggio fotografico, diciamo, per me in Italia. È un libro che un libro straordinario, stampato che molto bene, con delle immagini bellissime, però è come se fossero fatte da un autore che in quegli anni non c'era, era uno scenario anche compositivo, di concezione, è come dire, quasi imprevedibile. Infatti, quando si è visto questo libro, è creato uno shock proprio, no? Come erano stati i libri di William Klein, tra l'altro, le precedenti, no? E allora ci sono due tipi di fotografi, se vogliamo fare una divisione un po' così grossolana: quelli che sono sempre in presa diretta,
che vanno a dormire con la macchina fotografica, e oltre che di persone, Merengo, citiamo per esempio un altro molto noto, soprattutto nostro amico, che è Joseph Kudelik. Delle persone che stanno sempre attente, sono sempre pronte a vedere quello che succede, ma non perché, poi magari non lo usano, perché non mollano mai sul fatto di essere sempre lì a osservare il mondo, quello che succede. E questo è una ricchezza. Può diventare un po' maniacale, ma è maniacale per chi lo osserva da fuori, per chi lo fa no. Invece io a un certo punto, quando ho lasciato questa strada, perché l'avevo consumata, forse non l'avevo mai approfondita, insomma non era nel mio DNA, nella mia temperatura, e ho iniziato a lavorare sullo spazio. Oltretutto questo lavoro delle fabbriche è fatto in un modo molto stravagante. Questa fotografia si fa sempre col cavalletto, perché è una fotografia lenta, dove c'è bisogno di farsi trasportare da quello che poi è diventato anche il titolo di un libro, l'esperienza del luogo, cioè a percepire molto bene lo spazio in un tempo lungo. Quindi è esattamente l'opposto dell'istante decisivo teorizzato da Cartier-Bresson. Non c'è più un istante, cioè l'istante c'è perché, come diceva Lombard, quando scatti prima e dopo è diverso, però non è vero, cioè qui posso anche dire l'istante tende a allungarsi, a diluirsi nel tempo, perché fotografo non un qualcosa che avviene, ma un qualcosa che c'è, della quale voglio ottenere il più possibile, come dire, l'aura, la permanenza, non so. E questo lavoro delle fabbriche io l'ho fatto con una macchina invece piccolo formato, perché non conoscevo l'attrezzatura diversa, e quindi l'ho fatto a volte con la macchina in mano, quindi è tutto sbagliato. Però sono riuscito, da lì in poi mi sono organizzato con una macchina bancottico, vecchio stile, che oltretutto, poi c'era, mentre venivamo in treno mi ero appuntato una domanda da fare a Merengo, che non mi sa. E oltretutto c'è una fotografia, scusate, questa è una cosa che non c'entra con quello che sto dicendo, ma c'è una foto di Merengo con davanti un tavolo pieno di macchine fotografiche sue, e lui ha avuto anche delle macchine 10-12, una macchina bancottico. Io gli volevo chiedere, ma quando mai le ha usate? Perché non c'è testimonianza di questo rapporto, poi ce lo dirà lui eventualmente. Ecco, è vero, come dice Gianni, che la fotografia, io non so se è quella dei giovani, ma insomma, la fotografia che faccio io ed altri è una fotografia fortemente progettata. Allora, lì vi dico subito il negativo di questa cosa, il positivo, insomma, è inutile dirlo, c'è nei lavori quando c'è, ma la frustrazione di essere incapace, essere stati abituati a vedere la fotografia camminando per la strada in tutti i momenti possibili della tua vita, e non farla perché non è un progetto. Guardate che terribile questo, eh. E io ho questa frustrazione, cioè ce l'ho, ma come dire, la metto da parte perché non si può fare tutto, cioè l'esperienza ci porta a fare delle scelte, dire questo lo posso fare, quest'altro vorrei farlo, ma non lo faccio, lo faranno degli altri. Credo che potremmo, ma dal momento che ci avete permesso così di entrare un po' anche dietro le quinte o di raccontare, mi chiedevo se, volendo dar voce un pochino anche alle persone che sono qui, ho visto anche alcuni fotografi, quindi se c'è qualcuno che vuole porre qualche domanda, altrimenti se lasciamo ruota libera loro possono tenerci qui ancora con grande gioia, molto a lungo, con Claudio Mario che conduce. Quindi se c'è qualcuno che ha qualche domanda, sia Berengo Cardin che... E in fondo, eh. Sì? Ha detto che l'unica cosa che ha fatto con la comunità è